Vice Ministra, è vero che le sanzioni stanno facendo male a noi? Cosa significa se domani la Polonia si sveglia con un viadotto in cui passa il gas chiuso da parte di Putin? Le chiedo un flash, la professoressa, e andiamo dal professor Dorsi. Prego. Io vorrei intanto rispondere parlando di, come dire, presupposti fondamentali. C'è un aggressore e un aggredito, e di questo stiamo discutendo stasera. Vorrei che questo non fosse, come dire, continuamente messo in discussione, perché noi stiamo discutendo di questo, stiamo discutendo di confini nazionali che sono stati violati con un aggressore che è entrato e un paese aggredito. Poi possiamo parlare di tutto il resto, ma se, come dire, usciamo... Ma scusate, ma lei sta parlando di Iraq, ho capito bene, là è entrato Turchia, perché lei sta parlando di Turchia, immagino, è vero? O Iraq, o ne interessa, perché lì proprio ieri mi sembra che è entrato Turchia, o sta discutendo Israele. Lei di che aggressione parla? Scusi, oggi, Bobrowski, mi perdoni, ma ci sono oggi in questi paesi. Ma voi io vi ispirate a tutti quelli che hanno sbagliato nella storia militare dell'Europa? Ce ne sono di sbagliati, ce ne sono di quelli che hanno sbagliato con la NATO. Todde risponde, Bompiani, professoressa Termini, Grimaldi. Prego, Todde. Io voglio dire soltanto una cosa, io voglio dire, e poi voglio tornare alle sanzioni. Noi siamo in una situazione, e lo ridico perché voglio essere chiara, in cui c'è un paese di cui sono stati violati i confini nazionali e un paese che ha aggredito, e questo è un fatto. Dopodiché noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle e anche come governo, portato avanti una linea in cui l'Ucraina andava fatta difendere. È molto facile parlare di pace nella misura in cui c'è una distonia pazzesca tra aggressore e aggredito. Per cui è giusto anche che un paese venga, voglio dire, venga posta nelle condizioni di faccio una domanda difendere. E poi andiamo dal professor Dorsi. Lei è politica da poco. Sì, lei certo. È stata una grande manager, ha fatto parte di multinazionali molto importanti, le ha guidate. Gli oligarchi russi, lei sa, ne stanno morendo diversi, si suicidano, hanno... Che ruolo svolgono nel potere della Russia? Sono persone che vivono a contatto con lei quando era nelle multinazionali, che vivono nelle nostre ville, nelle nostre... Sono un punto di forza di Putin o sono il suo punto di debolezza? Sono persone che hanno la finestra aperta sul nostro mondo o sono persone da colpire? Intanto voglio ricordare che le grandi aziende russe comunque si sono trasformate in multinazionali, quindi in questo momento hanno comunque dei board internazionali, sono in moltissimi paesi al mondo e quindi si comportano come multinazionali. Quindi molte di queste aziende non sono neanche state sanzionate proprio perché in questo momento non, come dire, fanno parte di un mondo che comunque è stato globalizzato. Per cui, voglio dire, il fatto che ci siano degli azionisti, che siano degli oligarchi, no, degli oligarchi, poi non comporta che queste aziende si comportino né che gli americani prendono modo. Il posto nostro. La viceministra ci conferma questo quadro non così drammatico, quindi al fronte dell'approvvigionamento. Sono i numeri di arriva aerea. Friedman, arriva Pannella, ma si passa per Bompiani. Ma noi in questo momento su 75 miliardi di metri cubi che consumiamo ne importiamo circa 29 miliardi dalla Russia. Poi questo gas viene utilizzato ovviamente sia per produrre energia elettrica sia per essere consumato dall'industria. Il tema sostanziale è che chiaramente in una situazione di questo tipo bisogna fare in modo che intanto la transizione esiste, non è che ce la dobbiamo dimenticare, quindi far diminuire il gas è comunque una cosa che è importante. Diversificare le fonti ci consente comunque di non dipendere, quindi il fatto di andare a prendere gas da altri paesi in questo momento è necessario. Aspetta.